I cantieri comunali sono nati con una legge del 1988 e attualmente riconfermati con la legge 16 del 2009 che ha istituito l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro e vengono gestiti in collaborazione tra i comuni e i centri per l'impiego. Sono finalizzati al miglioramento dell'occupabilità dei cittadini che prestano attività lavorativa presso i comuni di residenza o domicilio per lo svolgimento di normalmente attività di manutenzione o comunque a servizio del comune appunto di residenza. Il comune presenta una richiesta al CPI per l'attivazione del cantiere e i cittadini possono presentare domanda per ogni singolo avviso pubblicato sulla bacheca del SIL dal CPI di riferimento. Per poter partecipare a un cantiere comunale è necessario essere privi di occupazione e avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al proprio CPI di riferimento. Normalmente non è necessario avere particolari titoli di studio, si richiede in genere l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il CPI stila una graduatoria basata su reddito ISEE, anzianità di disoccupazione che viene trasmessa al comune. In quel momento il comune farà delle prove di idoneità ai cittadini che sono inseriti utilmente in graduatoria e poi procederà all'assunzione, sempre a tempo determinato e con contratto di diritto privato, per i cittadini che hanno superato correttamente le prove di idoneità. Servono sostanzialmente appunto a migliorare l'occupabilità dei partecipanti, a aiutarli a uscire da una situazione di difficoltà perché i destinatari sono appunto privi di occupazione e privi di qualunque forma di sostegno al reddito e sono, diciamo, uno scambio reciproco tra cittadino e comune. Il cittadino viene supportato, esce appunto dalla sua condizione di disoccupazione, anche se momentaneamente migliora le sue competenze e le sue capacità lavorative, e il comune riceve in cambio dei benefici, quali appunto servizi di pubblica utilità per il territorio comunale. Ciao, sono Anna, ho 47 anni e da quasi 20 anni lavoro nel mondo del turismo. Ho iniziato a lavorare nel mondo dell'ospitalità alberghiera nel 1999 sino al 2016. Ho lavorato in diverse strutture alberghiere del sud Sardegna, in particolare della costa sud-est. A novembre del 2016, dopo una lunga, anzi lunghissima, riflessione, ho deciso di lasciare il mondo degli alberghi per guardarmi intorno. Diciamo che mi sono resa conto di avere le batterie un po' scariche. Avevo necessità di capire che cosa ci fosse nel turismo oltre l'alberghiero, per cui ho deciso appunto di interrompere la collaborazione con l'hotel con il quale stavo lavorando per iniziare qualcosa di nuovo. Per cui a gennaio ho fatto un primo corso dove si parlava di home sharing, questa nuova forma di ospitalità che sta prendendo un po' piede. E poi per caso ho iniziato un percorso di orientamento al centro per l'impiego. Dico per caso perché io ho un'amica che lavora al centro per l'impiego e mi aveva appunto parlato di questi percorsi di orientamento. Per cui mi ha indirizzato verso il centro per l'impiego di Cagliari e lì ho conosciuto un mondo di cui ignoravo assolutamente l'esistenza. Quando senti parlare del centro per l'impiego, pensi sempre al vecchio ufficio di collocamento, quindi ti immagini le file per il rinnovo della scheda anagrafica, tutte queste cose molto noiose. Invece al primo piano del centro per l'impiego c'è un mondo che mi sono resa conto che la maggior parte non conosce. Quindi io ho iniziato questo percorso che si è svolto in circa 2 mesi. Ho
ho fatto 6 chiacchierate con la dottoressa Salis, Francesca, con la quale ho iniziato proprio dal mio curriculum. Mi ha aiutato a riscrivere il mio curriculum, non limitandomi però solo esclusivamente a dire da tale giorno a tale giorno ho lavorato in questa struttura e ho fatto questo e questo, ma mi ha spinto e invogliato a rielaborarlo in chiave moderna, diciamo, cercando di mettere in risalto soprattutto quelle che sono le capacità, le abilità, le competenze che in tutti questi anni avevo maturato. Dopodiché Francesca mi ha indirizzato verso la collega che è la dottoressa Girini, che si occupa della creazione di impresa, e con lei ho fatto un altro mini percorso partecipando a diversi seminari che lei ha tenuto e che avevano proprio come oggetto la creazione di impresa. Con la dottoressa Girini abbiamo parlato di quella che era la mia idea di impresa nel mercato non più alberghiero ma extra alberghiero. Ha analizzato quello che era il mio progetto di base e mi ha dato tutta una serie di consigli e poi mi ha suggerito appunto di partecipare ad alcuni di questi seminari che lei teneva, che sono ovviamente seminari informativi che ti danno un'idea di quello a cui dovrai lavorare. Lasciando gli alberghi e passando al mondo extraalberghiero, la prima cosa che ho notato è che mentre in albergo ormai è tutto scritto, quindi leggi, normative, ma anche ci sono tante consuetudini ormai consolidate, nel mondo extraalberghiero è come se fosse un po' ancora tutto da scrivere: standard di ospitalità, servizi di qualità, ci sono dei vuoti anche dal punto di vista normativo di alcune leggi. Diciamo che questo è, da un certo punto di vista, un po' sconfortante. Dall'altro, entusiasmante, perché vuol dire che puoi magari lavorare, creare, inventare ancora qualcosa. Quello che ho notato che sta cambiando nel turismo è proprio questo, che le persone oggi vogliono magari fare esperienze anche non solo in hotel, ma anche in altre realtà come possono essere i B&B, le Domo, e poi hanno bisogno magari di fare un po', di avere un po' più di contatto con le persone del posto. Anch'io sto ancora studiando il mercato e cercando di capire esattamente come muovermi. Credo che comunque studiare, formarsi, leggere, conoscere altri posti sia ovviamente non importante ma importantissimo, però la cosa più importante forse è avere la propria idea, un'idea originale che vada un po' fuori dai soliti schemi. L'importante è che si faccia sempre qualcosa in cui si crede, che ti piace, anche perché lavoriamo talmente tante ore al giorno che quindi è importantissimo fare sempre qualcosa che ci piace. Detto questo, vi saluto. Ciao e buon lavoro. Devi sapere che per attivare un tirocinio servono 3 personaggi. Il tirocinante, ad esempio tu, un tutor nominato dall'azienda ospitante e un tutor nominato dall'ente promotore, ossia dall'ente che si deve occupare che tutto vada a buon fine. Bene, questi 3 personaggi devono sottoscrivere un vero e proprio contratto che deve contenere una convenzione, ossia gli elementi di accordo fra le parti e il tuo progetto di tirocinio formativo.
Sì, direi tu, ma come faccio a scegliere l'azienda più adatta per fare questa esperienza di tirocinio? Se stai valutando un tirocinio come soluzione per fare esperienza e chiarirti le idee, chiaramente cercherai un'azienda che ti permetta di acquisire proprio le capacità che ti servono. Fra l'altro, molte aziende inseriscono la propria ricerca di tirocinanti nelle banche dati, come ad esempio nel sito di Sardegna Lavoro. Ma chiaramente la modalità più efficace per trovare l'azienda giusta nella quale fare l'esperienza di tirocinio è quella di capire quale tipologia di azienda fa al caso tuo, scovarla e poi proporti autonomamente. Se vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento, ti invito a rivolgerti ai servizi del Centro per l'Impiego più vicino a dove abiti. L'indirizzo lo trovi qui.